sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché ne hai veduto e hai creduto? Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Intendo sempre carissimi, oggi è una grande giornata di festa a tantissimi livelli, sia per la Chiesa universale, perché oggi è la festa della Divina Misericordia. È una grandissima festa per la nostra diocesi, vi invito a pregare, la faremo anche oggi, perché sapete che oggi pomeriggio un sacerdote, uno dei nostri, viene ordinato vescovo, è stato nominato vescovo di San Severo, per cui è una gioia che ridonda su tutti noi. E per la nostra parrocchia c'è un motivo ulteriore di grandissima gioia, perché 3 fanciulli, sapete, stanno per la prima volta a accostarsi a Gesù Eucaristia, quindi sarebbe da sparare i fuochi d'artificio oggi per la gioia che ci invade il cuore. È una circostanza particolarmente lieta e propizia, ecco, così li imparate a conoscere un po'. Per me il giorno più adatto per fare la prima comunione, così lo sentono anche i miei collaboratori, è questa domenica, la prima domenica dopo Pasqua, perché è la festa della Divina Misericordia, di cui ieri sera ho ampiamente parlato durante l'omelia. Vedete qui davanti, guardatelo bene, spero che lo vediate tutti, questa bellissima immagine di Gesù che fu dipinta sotto suo comando, per sua ispirazione. Sono cose ratificate da San Giovanni Paolo II. Vedete questa immagine, che assomiglia molto a come Gesù è, lo ritrae risorto, quindi con questa bellissima tunica chiara, un capine piedi, una fascia d'oro sul petto e una mano sul cuore, da cui escono 2 raggi, uno bianco e uno rosso. Cosa significano questi raggi? Sangue ed acqua, ci dice San Giovanni, no? Vedete? Il nostro Gesù, crocifisso, se ci avete fatto caso, qui il primo giorno, non ha la ferita al costato. Quando guardiamo il crocifisso, quel Gesù, vedete, gli occhi aperti, guarda verso il cielo e ancora non è morto. Dopo che Gesù ha chiuso gli occhi, i crocifissi lo vediamo raffigurato con la ferita al costato. San Giovanni ci dice: un soldato gli colpì il fianco con la lancia e ne uscì sangue ed acqua, giusto? Rosso e bianco, sono questi 2 colori. Cosa rappresentano il sangue e l'acqua? Sono i 2 sacramenti principali che si celebrano nella Chiesa. Che ci facciamo con l'acqua? Ci battezziamo i bambini. Anche all'inizio della Santa Messa io sono venuto a farvi l'aspersione. Non è un rito fatto tanto per fare, ma è un rito particolarmente raccomandato la domenica, e adesso vi dirò perché. E che cos'è il sangue?
Il sangue è una delle specie in cui viene trasformata il vino durante l'Eucaristia. Diventa il corpo di Cristo e il sangue di Cristo. Qui io, da quando sono arrivato, in un po' di tempo ancora, gli adulti, non i ragazzi, che sono un pochino allergici, possono fare la comunione sotto le due specie, quindi con il corpo di Cristo intinto nel suo sangue, quindi perché il sangue rappresenta l'amore infinito di Gesù che l'ha versato fino all'ultima goccia e che si effonde per noi nel sacrificio d'amore che è il sacrificio eucaristico. Quindi capite, da questi due sacramenti dipende tutta la nostra salvezza. Ora, voi sapete che noi veniamo battezzati una volta sola, giusto? Diciamo nel credo professo un solo battesimo. E il battesimo serve a togliere quale peccato? Il peccato originale. Voi avete imparato a catechismo tutte queste cose, ragazzi, sì? Col battesimo si toglie il peccato originale. Invece, per togliere i peccati che purtroppo facciamo quando siamo grandi, e guai a chi pensa di non farli, perché chi pensa di non farli, dice San Giovanni, non lo dico io, ma nelle sue lettere, è un bugiardo e inganna se stesso. E praticamente dice a Gesù che è morto in croce per rimetterci i peccati, che è andato a perdere tempo. Quindi guai a noi se pensiamo che non abbiamo peccati, perché chi pensa di non avere peccati, lo sapete che è il più grande peccatore di tutti, che è l'anno. Lui pensa di non avere peccati, quindi noi purtroppo qualcuno ce l'abbiamo. E quando facciamo qualche peccato dopo il battesimo? Ecco perché la festa della Divina Misericordia. C'è un sacramento che serve a toglierci i peccati o no? C'è, è il sacramento della confessione. Questi ragazzi, prima di fare la prima comunione, devono fare la prima confessione. E come, ragazzi, ascoltatemi bene, la prima comunione non è la prima e poi te saluto, ci rivediamo il giorno del matrimonio, si sposano in chiesa, che oggi ne manco tanto scontato. Si spera che sia la prima di una lunga serie di comunioni. Così la prima confessione si spera che sia la prima di una lunga serie di confessioni. Perché questi due sacramenti, vedete come in questa immagine, sono legati l'uno all'altro. Cioè, se io non ho fatto la confessione, non mi posso fare la comunione. Se io non ho ricevuto il sacramento del battesimo, non posso ricevere nessun sacramento. Quando io mi comunico, mi accosto al Santo dei Santi, che è Gesù, e non posso farlo se nella mia coscienza ci sono delle macchie. Insomma, quindi questi due sacramenti, guardate che la nostra nonna lo sapeva benissimo, Io c'ho mia nonna non si faceva mai la comunione, pure se faceva delle quisquiglie, d'accordo? Gli avevano insegnato, è sempre meglio che te confessi, certo, in alcuni casi è indispensabile quando ne facciamo qualcuno grosso, ma è sempre raccomandato. Per cui la comunione frequente va sempre d'accordo con la confessione frequente. E infatti, ragazzi, seguitemi bene, ultima cosa e poi concludo, perché oggi l'omelia è breve, perché loro desiderano tanto fare la comunione e non possiamo fare troppe chiacchiere, dobbiamo farne poche importanti, vi devo dire solo altre due cose. Nel catechismo si legge che per fare bene la comunione ci vogliono tre cose, e sapete quali sono anche i grandi? La prima e la più importante è essere in grazia di Dio. Quindi, far bene l'esame di coscienza, passare attraverso il confessionale e pulire la nostra anima, questa è la prima cosa. Secondo, attenzione, anche i grandi, fare attenzione, considerare bene chi è colui che vado a ricevere. Domanda, noi lo vediamo Gesù presente nell'Eucaristia? La vedete così voi l'ostia consacrata? Qualcuno la vede così? L'ostia consacrata sembra uguale, Dio mi perdoni, all'ostia non consacrata, perché apparentemente non cambia niente. Allora, noi ogni volta che ci accostiamo alla comunione, ma anche io quando celebro la messa, dobbiamo fare uno sforzo mentale e dire: Leonardo, state attento, che tu tra poco vai a prendere in mano Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Tra poco ricevi nel tuo cuore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E quindi, oltre alla coscienza e all'anima pulita, dobbiamo avere anche una grande attenzione, una grande riverenza. Voi vedete che in chiesa, qui ci sono degli ginocchiatoi. I ginocchiatoi non sono obbligatori, d'accordo? Però sapete che il Papa a Roma li usa, fine tempi di Benedetto XVI, lui addirittura ha chiesto ai fedeli di inginocchiarsi quando prendono Gesù Eucaristia. Vi ripeto, è un gesto che fuori del Vaticano è facoltativo, adesso non è obbligatorio. Però io, se potessi, purtroppo non posso, che sto all'altare, ma io sconderei quando faccio la comunione, sentite? Perché davanti a Gesù è necessario che ci sia anche un comportamento interiore ed esteriore rispettoso
e che mi aiuti a ricordare, capite che sto ricevendo Gesù Cristo, che non è una caramella, e quindi compio dei gesti che si fanno davanti a Dio quando sto davanti a Lui, capite? Proprio per la fatica che si fa, perché non è così semplice credere fino in fondo che dentro l'ostia consacrata c'è Gesù in persona, non un simbolo. Avete visto cosa dico io al termine della consacrazione? Cosa dico? Mistero della fede, cioè la presenza di Gesù è vera ma è misteriosa, non si vede, e per raggiungerla ci vuole tanta fede. Attenzione, dopo che abbiamo ricevuto Gesù nel cuore, noi torniamo al posto, proprio per questo motivo, senza chiacchierare, senza ridere, cioè dobbiamo entrare in una comunione intima di preghiera con Gesù. Ragazzi, ascoltatemi bene, qui oggi i grandi ci devono scusare, perché se no loro non si imparano. Dopo la comunione faremo una 5 minuti di silenzio e di preghiera, anche i grandi lo faranno, anche chi non può fare la comunione non fa niente per queste creature, perché quando abbiamo Gesù nel cuore dobbiamo ringraziarlo, dobbiamo parlarci. Voi, ascoltatemi bene, è la penultima cosa che devo dire, oggi dovete chiedere 3 cose a Gesù, mi raccomando, ascoltatemi bene. La prima cosa, voi adesso siete ancora piccoli e siete abbastanza buoni, beati a voi, crescendo si potrebbe diventare purtroppo un po' meno buoni. Voi dovete chiedere a Gesù la prima cosa: guarda, la grazia di questo giorno cerca di mantenermela e di conservarmela per tutta la vita. Questa è la più grande grazia. La seconda cosa, allora ragazzi, ricordatevi i nomi: Marco, Gabriele e Giovanni. Voi siete piccoli adesso, no? E che farete da grandi? Che ci siete venuti a fare sul pianeta Terra? Voi sapete che la fede ci insegna che noi siamo venuti qui nel mondo, ci ha mandato il nostro Signore, ha creato Lui le nostre anime, perché ci abbiamo da compiere qualche cosa su questa terra. Quello che deve fare Giovanni, quello che deve fare Marco e quello che deve fare Gabriele lo può fare soltanto Giovanni, soltanto Marco e soltanto Gabriele, qualunque cosa sia. Può essere una cosa straordinaria. Ci avete pensato come lui potrebbe diventare Papa, per esempio? Giovanni, Marco, e se Dio avesse pensato che uno di voi diventa Papa? Voi pensate che i papi, quando hanno fatto la prima comunione, sapevano che sarebbero diventati papi? Lo pensate voi? Pensate che Don Gianni, che oggi diventa vescovo, quando ha fatto la prima comunione, si pensava che un giorno diventava vescovo di Santa Romana Chiesa? Assolutamente no. È diventato vescovo, è diventato Papa perché piano piano nel corso della vita ha cercato di fare quello che Dio vuole. Non è detto che soprattutto diventano padre un vescovo, uno potrebbe diventare un santo padre di famiglia, un professionista, non so, un grande medico che si inventa il vaccino per il tumore, magari, d'accordo? Noi non lo sappiamo, però sappiamo una cosa, che non è detto che nella nostra vita facciamo la volontà di Dio. Seguitemi un attimo, no? Se uno da grande, loro no, capite bene quello che sto dicendo, non lo sto dicendo per loro, non c'è pericolo, perché se no, ma se uno da grande diventa un boss della mafia, sta facendo la volontà di Dio secondo voi, è possibile che Dio abbia pensato per qualcuno che da grande faccia il boss della mafia? Sì o no? Credo di no. Quindi se uno diventa il boss della mafia vuol dire che purtroppo nella vita ha perso la retta via e non ha fatto quello che Dio vuole, capite? Quindi c'è un progetto di Dio che non si è mai compiuto nel boss della mafia. Allora, a loro non succederà, però la nostra volontà è libera, quindi non è detto che noi nella vita facciamo esattamente quello che Dio vuole. Quindi la seconda domanda che dovete fare a Gesù, ricordate queste cose, perché oggi, il giorno della prima comunione, Gesù ascolta le vostre preghiere. Dovete chiedere a Gesù: fammi capire il più presto possibile quello che vuoi da me e aiutami a custodire la mia vita perché io possa fare nella vita quello che la tua volontà ha pensato per me. Avete capito? Capito, Gesù, eh? Capito? Capito? La terza cosa da chiedere. Oggi Gesù viene da voi con tante grazie, anche per i familiari vale questa cosa qua. Allora, dovete pensare, avete più o meno un quarto d'ora, 20 minuti di tempo prima di fare la comunione, a una cosa grossa da chiedere a Gesù. Pensateci, un desiderio profondo del cuore, non lo so, avete dei parenti che non vanno d'accordo, avete un amico che è tanto malato, che hanno tutte malattie, non lo so, una cosa grossa. E chiedere con fede a Gesù: senti, guarisci questa malattia di questo mio amico, risolvi questa situazione difficile nella mia famiglia, quello che volete.
prendete una cosa, una, sceglietene e chiedetela con fede a Gesù, perché se gliela chiedete con fede io vi dico che Gesù la ascolterà oggi, d'accordo? L'ultimissima cosa, da questo momento in poi vi prego profondissimo raccoglimento per i ragazzi, non ci scambieremo il segno della pace, perché il segno della pace altrimenti può diventare un momento in cui oggi si distraggono, quindi staremo tranquilli, il coro farà un bellissimo canto dell'agnello di Dio, poi ci prepareremo alla Santa Comunione. La Santa Comunione riceveranno prima loro, poi chi vuole si accosta e saremo io di qua e Don Felipe di qua e riceverà la Santa Comunione. Mi raccomando, dentro la domenica, sperando che tutti ci siamo confessati, quindi chi non accostatevi mai alla Santa Comunione, ve lo dico da sacerdote e da padre, se non siete certi di stare in grazia di Dio, perché la comunione fatta male non fa nessun bene né a chi la fa né a chi la riceve, anzi, d'accordo? Viceversa, quando stiamo alla dovuta disposizione, Gesù è felicissimo di entrare nel nostro cuore, però pensiamo sempre che più assomigliamo all'innocenza dei bambini e meglio siamo pronti all'Eucaristia. Meno li assomigliamo e meno siamo pronti, e quindi è preferibile prima della comunione fare una bella e santa chiacchierata con il nostro confessore. Affidiamo questi fanciulli e le loro famiglie a Maria Santissima, perché questo giorno possa essere colmo di grazie e di benedizione. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre salutato.